Parliamo dell'intelligenza emotiva. Già verso la metà del Seicento, un filosofo matematico, Blaise Pascal, aveva distinto in piena età razionalistica l'esprit de géométrie, l'intelligenza cosiddetta logico-matematica, dall'esprit de finesse, che è lo spirito di finezza, insomma, l'intelligenza emotiva, quindi la valorizzazione delle emozioni. In epoca contemporanea, quindi nel Novecento, a partire dagli anni 60, dagli anni 70 del Novecento, Daniel Goleman, psicologo vivente, descrive ampiamente il concetto di intelligenza emotiva, sostenendo che la parte emotiva e razionale del cervello, grazie appunto all'intelligenza emotiva, a questa abilità che possiamo sviluppare, si armonizzano. L'emozione ovviamente è di breve durata rispetto all'umore, no? Che è stabile, per cui sappiamo tanto sulle emozioni primarie, emozioni secondarie, insomma, ci sono tante teorie, insomma, che hanno studiato le emozioni, anche diciamo, il valore adattivo delle emozioni stesse. E quindi dobbiamo sottolineare che anche le emozioni possono essere una forma di intelligenza, e questo appunto ci viene testimoniato dalle neuroscienze, le quali appunto sulla base della specializzazione degli emisferi cerebrali distinguono appunto questi due emisferi, che sono quello destro legato più alle metafore, all'immaginazione, alle emozioni, ai modelli, alle immagini, alla totalità, da quello sinistro che è legato più alle parole, ai numeri, al pensiero, alle particolarità, diciamo, alle caratteristiche più analitiche, alla razionalità e alla deduzione. Negli anni 60 un neurobiologo che si chiama Antonio Damasio, a partire diciamo dagli anni 60, quindi più di recente possiamo dire, insomma, ha scritto vari testi proprio sostenendo l'importanza dell'emotività. Due testi in particolare richiamano proprio questa valorizzazione della componente emotiva discutono, per così dire, dell'errore di Cartesio, un filosofo francese del Seicento, il quale distingueva in maniera netta la materia dallo spirito, no? La pars, per così dire, la res cogitans, che è fatta di pensiero, di immaterialità, dalla res extensa, che invece è fatta di materia, di leggi meccaniche, eccetera. Quali sono le caratteristiche dell'intelligenza emotiva? È importante quindi conoscere le proprie emozioni. Conoscere, ovviamente, saperle dominare. Dice Goleman che siamo molto spesso anche degli analfabeti sotto il profilo emotivo. Non sappiamo controllare emozioni e quindi non sappiamo nemmeno nominarle. Quindi una forma di analfabetismo emotivo. E quindi è giusto anche controllarle, le emozioni, motivare se stessi. Riconoscere le emozioni degli altri attraverso quella capacità che si chiama empatia, e poi saper gestire le relazioni. Il soggetto emotivamente consapevole deve essere appunto pienamente consapevole di sé, deve essere capace di dominare se stesso, deve essere mosso da forti motivazioni, quindi deve essere anche empatico, molto abile socialmente. Quali sono i vantaggi di una buona intelligenza emotiva? Significa saper vivere ogni aspetto della propria vita, insomma, senza censurare alcune emozioni diciamo, e valorizzarne altre e a discapito di alcune, insomma, che comunque sono importanti. Quindi conoscerle tutte e acquisire delle skills, delle abilità emotive che poi in realtà possono essere riconosciute anche nel mondo del lavoro e attraverso quelle funzioni che dovrebbero essere esercitate dai leader appunto dovrebbero anche dirigere con il cuore, dice Goleman.
tra le componenti importanti dell'intelligenza emotiva noi possiamo menzionare anche l'intelligenza sociale, che comprende proprio la capacità di capire e ascoltare gli altri e la capacità di instaurare interazioni proficue ed efficaci. Le competenze socio-emotive possono essere apprese e potenziate inoltre anche in ambito familiare e scolastico, oppure possono essere recuperate attraverso programmi di alfabetizzazione emotiva.